Salve a tutti, oggi voglio spiegarvi la differenza che c'è tra fondo epossidico e fondo acrilico e a che cosa servono nello specifico sia l'uno che l'altro. Segui Flavio, tutto fare, è impossibile sbagliare, un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non restare ad impazzire, vedi come imparare, perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare. Questo è un video su vostra richiesta, ho ricevuto alcuni commenti di persone che mi chiedevano: Flavio, che differenza c'è tra il fondo epossidico quando va utilizzato e quando invece va utilizzato il fondo acrilico e che differenza ci sono tra l'uno e l'altro. Ovviamente questi sono prodotti che esistono, ve lo spiego, entrambi anche monocomponenti, quindi li troverete anche a bomboletta monocomponente oppure anche a spruzzo. Però fondamentalmente in carrozzeria si utilizza maggiormente il catalizzato per fare questi tipi di lavori, quindi andremo a vedere il fondo epossidico catalizzato e il fondo acrilico catalizzato. Ecco qua, abbiamo il fondo epossidico, in questo caso Caldart, che è un 3 a 1 a volume, 5 a 1 a peso, tutto scritto sulle schede tecniche, e poi abbiamo il fondo acrilico EDV Esperti della Vernice, e questo qua è un 5 a 1, diciamo un fondo di ultima generazione, quindi molto riempitivo, facile da carteggiare, insomma tutte le caratteristiche che deve avere un fondo acrilico 2K. Partiamo dal fondo epossidico e spieghiamo a che cosa serve e come viene impiegato. Come vedete voi stessi dalla scritta, c'è anche la dicitura primer. Perché? Perché il fondo epossidico si usa come ancorante e come isolante, quindi viene principalmente utilizzato nei restauri in carrozzeria, ma anche come dai fabbri oppure da chi lavora il ferro nudo, come fondo iniziale di ancoraggio su lamiera zincata, su acciaio, su rame, su ottone, su alluminio soprattutto, su tutti quei materiali che non presentano alcuna forma di verniciatura. Quindi questa è la sua funzione principale, da forte ancorante, protettivo dall'ossidazione, nel caso del ferro da ruggine, nel caso dell'alluminio l'ossido, quello bianco, e poi fa da substrato per ricevere sopra una vernice di qualunque tipo esso sia. In più ha anche la funzione di isolante, siccome è un fondo che una volta indurito separa lo strato superiore, quello che poi noi andremo a dare, dagli strati inferiori, quindi in carrozzeria viene utilizzato anche come isolante anche sui restauri per non riportare a zero completamente la vernice. Quindi se avete una parte che dovete riverniciare e la vernice sottostante non è in buone condizioni, non sapete quanta ce n'è, non sapete che tipo di materiale c'è sotto, basta isolare con un fondo, un buon fondo epossidico come questo qua. La sua preparazione va fatta con fondo catalizzatore e diluente epossidico, quindi abbiamo un tipo di diluente diverso da questo qua che è acrilico e quindi vuole il suo diluente acrilico. Esistono due modi per applicare questo fondo. Il primo è con la pistola, quella per verniciatura, con ugello da 1,3, nel mio caso la Squalo Mark 1 con il cap base, e si può applicare due mani sopra la verniciatura o sopra il metallo nudo come isolante, quindi con un ugello da 1,3 viene utilizzato come isolante, non come riempitivo, e come primer ancorante, in modo tale che lascia una superficie molto sottile di prodotto è già stesa liscia, perché il fondo epossidico come carteggiabilità non è altrettanto morbido e facile come il fondo acrilico, se no avremmo utilizzato tutti quanti sempre solamente il fondo epossidico, e questa è la sua differenza, che il fondo epossidico è leggermente più ostico da carteggiare, una volta asciutto lascia come un film sopra, un pochettino gommosino, perché è la sua funzione proprio principale, quello di creare questo film che blocca tutto quanto. Si può utilizzare sia, come vi dicevo io, come isolante, e poi va carteggiato leggermente ma con carte molto sottili, se poi vogliamo rifinirlo con la vernice direttamente.
altrimenti il lavoro a regola d'arte che si fa in carrozzeria, soprattutto sui restauri, si toglie più vernice possibile, si dà il fondo epossidico due mani con un rugello da 1,7 che è disponibile anche questo per la pistola squalo, quindi potreste fare tutto con questa, e poi stuccare direttamente sul fondo epossidico e poi riempire con il fondo acrilico 2K. Perché? Perché questo è maggiormente riempitivo del fondo epossidico. Il fondo epossidico, come vedete da schede tecniche, fa uno spessore in microne inferiore, con qualsiasi ugello voi lo date, al fondo acrilico 2K. Perché il fondo acrilico ha un residuo solido maggiore, una verticalità maggiore, quindi una possibilità di ottenere strati più grandi e soprattutto una carteggiabilità diciamo molto più elevata rispetto al fondo epossidico, però non possiede la caratteristica di forte ancorante sulla lamiera nuda o lamiera zincata o alluminio che possiede il fondo epossidico. Poi abbiamo tutta una serie di applicazioni differenti che si possono fare con questi prodotti. Partiamo dal fondo epossidico. Noi abbiamo per esempio una parte nuova, un cancello, un parafango nuovo, oppure un pezzo d'ottone, un tavolo in alluminio o qualsiasi cosa che la superficie è già liscia, quindi non presenta particolari gravità da dover stuccare oppure dare fondi esageratamente copretti. Basta dare questo fondo con un ugello, per esempio 1,3, già diluito leggermente di più rispetto a quando lo fate con l'ugello da 1,7, ma tanto c'è tutto scritto, che fa una superficie già liscia, e coprirlo successivamente bagnato su bagnato, quindi vuol dire due mani a distanza di un quarto d'ora e poi dopo un altro 10-15 minuti coprire con la vernice che ci interessa. Quindi ad esempio quando dobbiamo fare un lavoro su un mezzo agricolo ad esempio che non ci interessa stuccare tutto quanto, si isola col fondo bagnato su bagnato epossidico e poi si può dare direttamente o sopra un acrilico o sopra un poliuretanico. Non solo, esiste anche la possibilità del fondo epossidico di essere colorato con qualsiasi pigmento, quindi potrebbe essere di qualsiasi colore perché esiste la variante neutra di questo fondo, quindi ci si può aggiungere il pigmento che uno desidera e farlo di qualsiasi colore. Questa è una cosa molto importante. Esistono fondi acrilici colorati, ma sono dei colori base che aiutano la copertura sul colore successivo. Ad esempio questo di Esperti della Vernice esiste in grigio chiaro e grigio scuro, che sono i colori che maggiormente servono per coprire colori per carrozzeria. Per esempio se devo fare un grigio chiaro utilizzerò il fondo acrilico e TV grigio chiaro, se devo fare un nero utilizzerò il fondo acrilico grigio scuro, perché sul grigio scuro il nero mi copre molto più velocemente. Parlando invece del fondo acrilico, generalmente viene utilizzato sempre solo come riempitivo, ha la capacità, come vi dicevo prima, di fare molto più spessore, quindi va a coprire le imperfezioni, le righe, le piccole ondulature, avvallamenti, qualche scheggiatura di sassolino, per esempio sui cofani, col fondo acrilico riuscite ad attapparla molto bene. Si dà sempre con un ugello almeno 1,7-1,8 perché serve un trasferimento maggiore per poter essere spruzzato e fare la funzione sua riempitiva. Una volta che asciuga tende leggermente quindi a livellarsi e va carteggiato questo per esempio con grane 320, 400, 600, poi rifinito magari pure a 800 se dovete fare un grigio metallizzato molto particolare. Ovviamente in carrozzeria convenzionale, quindi non sui restauri, il fondo più utilizzato è il fondo acrilico perché abbiamo dei supporti, quindi nelle nostre auto, che hanno uno massimo due strati di vernice e sono verniciature abbastanza recenti che ben tollerano di essere coperte con un fondo acrilico e ci velocizza di molto il lavoro. Invece nella carrozzeria del restauro oppure in tutti quegli altri settori siderurgici dove si lavorano i metalli, il fondo più utilizzato è sempre l'epossidico perché viene utilizzato soprattutto come base di ancorante e protettivo dall'ossidazione e poi dopo va comunque coperto con il colore desiderato, perché è sempre un prodotto che non è una finitura, poi va sempre coperto con un top coat. Vi lascio in descrizione tutti i link dove potete trovare entrambi i prodotti e anche la mia pistola, la pistola Squalo Mark 1, che ha la possibilità ovviamente di spruzzare entrambi i tipi di fondo con sia l'ugello da 1,7 sia con gli ugelli base trasparente per fondo acrilico, comunque per tutte le vernici, quindi una pistola che fa tutto quanto quello che si può fare nell'ambito della carrozzeria o comunque del fai da te.
Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ciao, al prossimo tutorial. Segui Flavio, tutto fare, è possibile sbagliare, un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non è stare ad impazzire, vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare.